Buonasera e bentrovati a New Insurance, la trasmissione delle fonti TV dedicata al mondo delle assicurazioni e collegata all'omonima rivista diretta da Angela Maria Scullica. Vengo subito all'argomento di questa puntata, le strategie distributive delle polizze assicurative, e vi presento anche l'ospite con il quale parleremo di questo argomento che è molto ampio e cercheremo di focalizzarlo su alcuni punti. Allora do il benvenuto al dottor Luca Franzi, presidente di AIBA. Buonasera, buonasera, benvenuto. A tutti, grazie dell'invito e buonasera di nuovo. È un debutto, no? a questa trasmissione. Allora, AIBA, ci dica subito brevemente cos'è. AIBA è l'associazione di categoria di riferimento dei broker italiani e raggruppa circa 1150 soci distribuiti su tutto il territorio nazionale. L'acronimo sarebbe Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni. È quello che non l'ho detto tutto. Ce l'avrei fatta. Ma in tutto i broker in Italia quanti sono? Ma diciamo che quanti sono effettivamente potrebbero essere 5000, però secondo dei criteri di calcolo realistici siamo più o meno 1900 operatori. Quindi più della metà sono, sì, associati alla vostra, sì, alla vostra associazione. Ma è un numero costante, stabile, in crescita, in diminuzione? Diciamo che è un numero che è più o meno costante per effetto di una migrazione anche del mondo agenziale, che oggi vede delle nuove opportunità di business nel mondo del brokeraggio, e di contro il mondo del brokeraggio, come molti settori, è soggetto a una contrazione derivante anche da quelle che sono le difficoltà che molti broker oggi incontrano, e quindi da quella che è la politica di crescita di linee esterne di alcuni operatori. Ecco, ma voi lavorate soprattutto, diciamo, per aziende, per istituzioni o anche per il retail? No, noi lavoriamo indistintamente per qualsiasi tipologia di clientela in funzione di quelle che sono le esigenze, di quelle che sono le capacità che abbiamo all'interno delle nostre aziende. Beh, non l'abbiamo spiegato a sufficienza. Adesso veniamo a un primo argomento collegato al tema di oggi, che sono un po' le strategie distributive, insomma, delle polizze. Recentemente l'ANIA, anche su invito dell'IVAS, che è l'authority, insomma, l'organismo di controllo delle assicurazioni, ha elaborato anche con altri protagonisti del mercato queste nuove linee guida perché ci sia più chiarezza e trasparenza nel rapporto con il cliente e anche nella contrattualistica. Ecco, che passo in avanti ha fatto questo tipo di linee guida? Allora, queste linee guida hanno fatto un passo avanti che potrebbe definirsi addirittura epocale, ma dovremo vedere come poi si declinerà da un punto di vista pratico, ma ha l'obiettivo di rendere la copertura assicurativa intellegibile. Intellegibile significa, ad esempio, eliminare tutti quelli che sono i rimandi tra le diverse sezioni della copertura assicurativa, non ultimo la differenziazione tra le condizioni generali di assicurazione e le condizioni particolari, le condizioni speciali, insomma tutte quelle condizioni che poi alla fine rischiano in parte di ridurre la portata della copertura senza che questo sia chiaro al cliente. Magari sono quelle formule scritte piccoline in carattere 3-4 oppure... Ma guarda, anche se sono scritte in grosso, io penso che poche persone si siano prese la briga di leggere una polizza dalla prima all'ultima parola. Io non l'ho mai fatto, vado sempre in fiducia. Diciamo che io lo devo fare perché la professione me lo impone, ma ne farei volentieri a meno. Quindi qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di creare consapevolezza nella definizione di mitigazione del rischio attraverso un contratto di assicurazione. Quello che è coperto, quello che non è coperto, quanto è coperto, come è coperto, quali sono i tempi e le logiche per la gestione poi del sinistro, quindi in quanto tempo io mi posso attendere di avere il mio diritto riconosciuto da un punto di vista contrattuale. Quindi è un sistema che, a mio modo di vedere, è importantissimo di avvicinamento in un settore dove tipicamente i due contraenti, l'assicuratore e l'assicurato, non hanno mai avuto questa, diciamo, semplicità di dialogo, che poi ha portato con sé un effetto negativo, che è quello di un'immagine del mercato assicurativo non sempre costruttiva come dovrebbe essere. Infatti, sì, appunto, magari ci sono le critiche, no? Stipulo una polizza, poi non capisco quali sono le coperture, le garanzie, eccetera, poi al momento del sinistro, del rimborso, possono nascere dei problemi. Ma questa contrattualistica, questo rapporto nuovo è già in vigore oppure si sta pian piano? No, si sta affermando. Oggi il primo elemento sul quale si è concentrata l'attenzione è la copertura della casa.
I tempi di attuazione sono comunque dal 1 di gennaio del 2019 per le nuove coperture assicurative, chiamiamoli nuovi prodotti, anche se noi come broker parlare di prodotti non siamo molto sempre confidenti, e poi da fine 2019 per quelle che invece, diciamo, le restyling delle coperture assicurative o dei prodotti già sul mercato. Eh sì, le compagnie usano il termine prodotti, ormai prodotto vale per tutto, vale esatto. Per lo strumento finanziario, vale per l'acquisto al supermercato e vale anche per le polizze assicurative. E lei parlava della casa, devo fare una domanda. Sì. Si dice che l'Italia abbia una cultura ancora un po' arretrata dal punto di vista, parlo anche del privato, no? Sì. Delle coperture assicurative per quelli che possono essere tutti i rischi, a cominciare dalla casa, la responsabilità del capofamiglia, ecco. Sta migliorando, si sta riducendo un po' il gap con l'Europa su questo fronte o no? Ma diciamo che noi siamo rimasti ancora molto indietro rispetto all'Europa, ma non solo rispetto all'Europa. E questo nasce sicuramente da un retaggio del passato dove il mercato assicurativo era meno proattivo nel comprendere i bisogni dei clienti e soprattutto nel liquidare i sinistri in maniera molto rapida ed efficace. Da lì si è creato un percorso un po' contorto in funzione del quale oggi ancora la valenza della copertura assicurativa viene misurata la capacità di recupero sul premio pagato. Ora, se questo accadesse sistematicamente, il mercato assicurativo non esisterebbe più, perché non va dimenticato che peraltro in Italia noi siamo un paese dove c'è il più elevato livello di vessazione da un punto di vista fiscale, perché le coperture assicurative sulla casa, quindi sui beni, sono gravate dal 22,25% di tasse. Questo significa che... Sono uguali a quelle dell'RC Auto, no? No, le RC Auto sono più basse. Sono più basse. Le RC Auto sono più basse, vite, infortuni ancora più basse. Ecco. Però quando io su ogni 1000 euro di premio devo dare altri 222 allo Stato, è inevitabile che la percezione della spesa è di 1222 quando l'assicuratore in realtà si ferma a 1000. Diciamo che quando ci sono di mezzo le tasse i mercati sempre soffrono, perché basta mettere un'imposta, lo abbiamo visto, e si riduce. Quindi diciamo che però la prospettiva dovrebbe essere quella di una crescita del settore. Assolutamente sì, beh, diciamo che oggi noi fronteggiamo anche nuovi rischi, quindi non possiamo, siamo uno dei paesi più esposti alle calamità naturali, ad esempio, e su questo ci si attende che tutto quello che sta accadendo sviluppi una maggiore sensibilità. E che sta succedendo quello, purtroppo alla luce anche dei terremoti, per esempio, che sono capitati negli ultimi anni in Italia? Sì, diciamo che il mercato assicurativo da un lato ha evoluto quella che è l'offerta in termini di copertura assicurativa. Io qua parlo più della parte consumer, linea persone, famiglia e casa, e dall'altro lato lo Stato ha anche consentito di avere la detrazione fiscale, quindi questo sicuramente agevolerà quello che è un percorso di un maggiore ricorso al mercato assicurativo. Sì, anche perché se no l'italiano pensa sempre che è lo Stato che debba poi intervenire quando succede qualcosa. L'italiano si attende che lo Stato intervenga, poi si lamenta perché anche lo Stato non interviene. In realtà, a mio modo di vedere, l'italiano è ancora molto scaramantico e pensa sempre che qualcosa a lui non succeda, ma debba succedere. Lo stellone, no? Lo stellone non rimane. Non c'è bisogno che mi assicuri. No. Ecco, proprio per migliorare anche la cultura assicurativa dell'Italia è molto importante, diciamo, nel rapporto tra il broker, ci sono anche gli agenti, insomma, chi opera in questo mercato, e il cliente, la consulenza, cioè spiegare perché serve quella polizza, come puoi coprire tutti i tuoi rischi rispetto anche a qual è la tua condizione familiare, di impresa, eccetera. La consulenza è il cuore dell'attività del broker d'assicurazione, perché il broker d'assicurazione non ha limiti in termini di mercato con i quali interloquire per individuare la soluzione più ottimale. La consulenza è quella parte fondamentale che ci consente di rappresentare al cliente quelli che sono i rischi ai quali è esposto, sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo, e consentire al cliente di fare una scelta consapevole circa quelli che sono i rischi che vuole trasferire e i rischi che vuole trattenere. È inevitabile che maggiore è il rischio trasferito, migliore è la qualità dell'interlocutore al quale trasferisco i rischi, anche in termini di solvibilità finanziaria e quindi di affidabilità per il futuro, maggiore sarà il prezzo. Di converso, minore è l'affidabilità, minore la quota parte dei rischi, minore sarà il prezzo. E quindi l'obiettivo del broker è aiutare il cliente a individuare quello che è il corretto equilibrio costo-prestazioni che gli consenta a questo punto di non avere sorprese quando si verifica, nella malaugurata ipotesi, l'evento.
Ecco, questa consulenza in qualche modo come viene pagata? Sta all'interno del premio oppure? No, la consulenza viene pagata all'interno del premio, nel senso che il broker è remunerato secondo quella che è la prassi di mercato attraverso una quota parte, che sono le cosiddette commissioni, che il mercato assicurativo riserva comunque alla catena, diciamo, distributiva. Se il broker non intermedia direttamente la compagnia si deve attrezzare con risorse proprie per fornire al cliente la stessa qualità di servizio anche in termini di vicinanza. Quindi il broker non è altro che, diciamo, un consulente che viene remunerato sì dalla compagnia, ma che non ha un impatto negativo sul costo, perché quella quota parte comunque la compagnia la dovrebbe dedicare alle risorse. Quindi non va a caricarsi no. Su quello che è il premio pagato dal cliente, ma il cliente riconosce, anche lì parliamo di cultura, questo valore, quello della consulenza? Ma il cliente riconosce il valore della consulenza nel momento in cui si rende conto che oggi più che mai siamo in un mondo, chiamiamolo, sempre più fragile, esposto a nuovi rischi, e quindi la tutela diventa un valore irrinunciabile sia per preservare la serenità della propria famiglia che per garantire la longevità delle proprie imprese. Ecco, diciamo che sul mercato, soprattutto per quanto riguarda le RC auto, si sono affacciate negli ultimi anni le compagnie dirette, insomma, telefoniche, oggi sempre di più online, anche se anche lì la quota in Italia poi non è molto alta rispetto ad altri paesi europei, è una concorrenza basata soprattutto sul prezzo, cioè su, offrendo dei, che poi uno deve anche poi andare a vedere, perché non è mai detto che sia poi così vero, perché dipende anche dal tipo dell'automobilista. Siccome io ho provato, basta fare confronti su internet, eccetera, dipende molto anche dalla condizione dell'automobilista, se fa incidenti, dove vive e quant'altro. Ecco, però questa concorrenza rispetto, appunto, lei parlava di valori, al valore aggiunto invece che dà il broker, penso lo dia anche l'agente, poi sono ruoli diversi, ma comunque è quel rapporto personale che c'è, no, con il cliente. Allora, il broker anche nel ramo auto può dare la consulenza, perché diciamo che talvolta assistiamo a quello che io definisco il concetto dell'eccesso di offerta in un percorso che va verso una potenziale disintermediazione. In realtà il broker a questo punto assume quella valenza che è quella dell'intermediazione, della disintermediazione. Tutte le polizze auto un tempo erano uguali, perché si faceva riferimento a delle condizioni standard di mercato. Oggi in realtà il mercato dell'auto si è liberalizzato, e per fare un esempio che può essere il più banale ma il più efficace, l'assicuratore in caso di guida di stato di ebbrezza può avere o meno il diritto di rivalsa. Non sempre gli assicurati lo sanno. Se io cerco il minor prezzo e l'ebbrezza, noi sappiamo che è veramente un limite di tolleranza minimo oggi, ma che c'è sistematicamente, bisogna essere ubriachi fradici per superare di vino ormai, sì. No? E quindi siamo tutti perfettamente, allora se non succede niente bene, ma solo in caso anche di un tamponamento qualcuno può decidere di fare un esame, nel qual caso del sangue, nel qual caso poi c'è l'assicuratore ha la facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato se l'assicurato non ha comprato la deroga. È logico che in uno schema che va alla ricerca del miglior prezzo, la deroga non viene proposta di default, ma costituirà poi un costo aggiuntivo. So, per esempio nella RC Auto, che alcune polizze, quelle che magari costano meno, prevedono addirittura la non copertura in caso di incidenti, che so, in un'area di parcheggio del supermercato. Sì, adesso lì poi secondo me siamo anche di fronte a delle situazioni che sono un po' borderline. Sì. Ecco. Sicuramente l'RC auto è anche una copertura che si sta evolvendo in funzione di quelli che sono i tempi moderni, le scatole nere ne sono la dimostrazione, quindi vediamo come ad esempio nelle aree dove le tariffe RC auto sono le più elevate, perché è più elevato tasso di truffa, chi adotta la scatola nera può avere dei vantaggi anche fino al 50% del premio che avrebbe pagato, perché ha un percorso di certificazione di quella che è lo stile di guida, nonché di quello che accade. E quella viene richiesta, la scatola nera? Beh, diciamo che sono 5 milioni oggi, mi sembrava. Ecco, questo è il dato, sì. Io sui numeri sono sempre un po' scettico. Ah, gliel'ho dato io. Ah, perfetto, allora li prendo per buoni. Ma è un trend in crescita, perché consente di avere dei risparmi. Ora noi italiani abbiamo sempre paura in qualche modo di essere controllati, quindi siamo un po' resti. No? C'era stato tutto il discorso sulla privacy, poi certo. Sanno dove sono, eccetera. Se lei vede tornando dai weekend, la domenica sera, la fila che c'è nei caselli, i pedaggi autostradali, passano tutti, uno si chiede ma perché? Allora se lei chiede a qualcuno, dice ma
fondo io preferisco non essere controllato, dimenticandosi che il GPS è in macchina, il telefonino, tanto tutto controllato, esatto. Poi l'abbiamo visto in questi giorni con la polemica diciamo, su Facebook, siamo abbastanza controllati. Sì. Lei ha citato la scatola nera, che è un'innovazione tecnologica. Certo. Dunque la tecnologia è entrata con forza anche nel mondo delle assicurazioni, la digitalizzazione, sia per quanto riguarda il lavoro di chi opera in questo settore, anche nel rapporto con il cliente, sia per quanto riguarda le strategie delle compagnie. Io proprio mi sono occupato l'altra settimana di un articolo che riguardava una delle principali compagnie italiane, ma un po' questo è il trend, no? dei principali gruppi italiani, che è quello di introdurre sempre di più la tecnologia per la prevenzione del rischio. Sì. Addirittura adesso si parla di intelligenza artificiale, c'è chi sta studiando persino degli occhiali da indossare mentre si... cioè, sì, mondo del quelli futuro. Che con la palpebra dimostrano di essere, sì, se ti mettono sull'allerta del fatto che sbatti troppo gli, sì, occhi, che ti sta, cioè, si sta addormentando. Cioè, ma sì, perché pure la salute, anche lì tutto il monitoraggio delle condizioni, sì, di salute di una persona, dei suoi stili di vita, proprio per evitare che magari si ammala perché beve, parlavamo prima di ubriachezza, perché beve troppo, per esempio. Cioè, quindi il concetto è: cerco di prevenire il rischio per avere poi dal punto di vista della compagnia una minore spesa di risarcimento dei danni, e quindi allo stesso modo posso anche offrire dei premi più bassi. Certo. Ecco, io ho citato un po' questo esempio, ma come sta interessando, insomma, questa rivoluzione tecnologica sui due fronti, no? Le compagnie, ma anche il lavoro del broker. Allora, diciamo che non dimentichiamoci del terzo elemento, che è il cosiddetto petrolio, l'oro nero del terzo millennio, che sono le informazioni e i dati, perché è vero che tutte queste iniziative portano con sé, diciamo, l'opportunità di migliorare sotto il profilo dell'offerta al cliente anche quella che è la soluzione ottimale, ma nello stesso tempo ci consentono anche di raccogliere tutta una serie di informazioni che vanno sempre nella stessa direzione, cioè una profilatura del cliente. Ora poi siamo in epoca di DGPR, quindi parlare di profilatura dei clienti diventa un po' delicato, la privacy pone fortunatamente, dico io, dei grandi limiti a quella che è l'utilizzabilità del dato, ma oggettivamente oggi la tecnologia aiuta moltissimo noi broker nell'individuare anche delle soluzioni di gestione del back office più efficienti, più efficaci, anche a riducendo quello che è il margine d'errore, perché oggi non dimentichiamoci che il nostro sistema informatico si può interfacciare col sistema informatico di una compagnia di assicurazioni, e quindi tutta quell'attività, diciamo, sempre più onerosa anche per gli effetti della compliance alla quale noi siamo soggetti, può essere trasferita alle macchine, e questo ci consente di recuperare il tempo necessario per fare quello che è il nostro lavoro principale, vale a dire la consulenza, quindi quella capacità che oggi ancora, per oggi, fino a quando resiste, l'intelligenza artificiale non è riuscita a soppiantare. Quindi sia in termini di offerta, lo vediamo con la scatola nera, lo vediamo con l'introduzione delle quali si parla ad esempio nel tema della sanità, delle cosiddette black box, anche lì per capire, filmare come già accade in America l'intervento e per capire dove c'è stato l'errore, se c'è stato l'errore o meno. Quindi oggi l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione dei processi riguarda tutti noi, sia in termini di efficientazione, di un maggior dialogo con i nostri clienti che possono interagire in maniera immediata. Lei pensi alla fatica prima di denunciare un sinistro, oggi con una app, uno ha anche una polizza rimborso spese mediche, fotografa la fattura, manda la diagnosi, la trasferisce, gli arrivano i soldi sul conto corrente, quindi anche nella gestione del rapporto col cliente siamo certamente diventati molto più efficaci. Abbiamo poi l'opportunità di studiare i trend attraverso le informazioni che riceviamo, abbiamo l'opportunità di rappresentare prospetticamente i rischi anche attraverso dei modelli attuariali, gli algoritmi ci diranno ancora di più, quindi oggi siamo a tutti gli effetti nell'era digitale. E questa era digitale, dal punto di vista del premio, cioè del costo assicurativo, ha portato una riduzione oppure un ampliamento della gamma di coperture, una maggiore consulenza? Beh, diciamo che porta con sé necessariamente una maggiore consulenza, perché se andiamo a valutare il premio andrebbe sempre riferito, e su questo ad esempio l'iniziativa dell'IVAS di cui noi parlavamo prima, alla quale l'ANIA e noi associazioni di categoria abbiamo risposto favorevolmente, vogliono portare con sé anche una maggiore opportunità di confronto tra le soluzioni assicurative, che prima era molto difficile perché parlavamo di prodotti, se dobbiamo parlare di prodotti, non sempre omogenei.
Da un punto di vista della consulenza, oggi l'evoluzione digitale all'interno delle imprese, soprattutto in termini di digitalizzazione dei processi produttivi, porta con sé tutta una notevole gamma di rischi nuovi, se noi pensiamo a quello che è l'abolizione del confine spazio-temporale. L'interconnessione a livello planetario porta con sé moltissimi rischi che, insomma, andranno affrontate anche da un punto di vista assicurativo. Quindi oggi più che mai è fondamentale la consulenza per consentire al cliente di avere ben chiare quelli che sono i rischi trasferibili e i rischi che non sono in alcun modo trasferibili. Anche il rapporto tra coperture tradizionali e le cosiddette coperture cyber risk, che sarebbero le coperture di ultima generazione, è molto importante capire come tra di loro trovano un punto di sintesi, quali sono i gap e quali sono le soluzioni che si possono adottare, che non sempre sono assicurative. Ecco, parlavamo all'inizio proprio delle linee guida dell'ANIA, no? Sì. L'anno scorso d'estate ci sono state anche delle normative, no? Era un po' il decreto collegato alla liberalizzazione, adesso non mi ricordo più il numero del decreto, che riguardavano anche il mercato assicurativo. Certo. Quindi sono arrivate delle nuove normative, per esempio quella che se l'agente non è monomandatario, ma quindi forse il broker, deve presentare più preventivi per di più compagnie, eccetera. Ecco, queste nuove normative vengono applicate innanzitutto e hanno prodotto qualche cambiamento? Allora, le normative non sono ancora state applicate perché entreranno in vigore dal 1 ottobre del 2018. Non conosciamo ancora nel dettaglio come queste normative impatteranno, ma in termini di carattere generale sono delle normative che vanno nella direzione della massima protezione degli interessi dei clienti. Ora, come queste normative poi si traducono in un effettivo beneficio? Questo è tutto da vedere. Lo vedremo da ottobre in poi. Lo vedremo da ottobre in poi, anche perché non è ancora ben chiaro come troveranno applicazione, ad esempio, quelli che sono i cosiddetti POG. I POG sono quei criteri che debbono essere seguiti per avere la garanzia che il prodotto o la soluzione offerta al cliente sia quella che lui effettivamente voleva, con un monitoraggio in continuo di quella che è anche l'evoluzione del cliente, dei bisogni del cliente. Abbiamo poi alcune, novità che riguardano l'incasso dei premi direttamente da parte delle compagnie di assicurazione rispetto a quelle che è un'attività che prima veniva gestita dall'agente e che in parte molto marginale riguarderebbe anche la categoria dei broker. Certamente avremo il consulente, indipendente e il consulente non indipendente. Qui un nuovo profilo di responsabilità, che però voglio dire per noi non è un problema perché è un lavoro che quotidianamente facciamo, che è quello di fare una verifica puntuale del mercato perché la soluzione proposta sia la migliore soluzione che il mercato offre indipendentemente dai rapporti che ci legano le compagnie. Ecco, siamo arrivati un po' al termine, le chiedo brevemente allora a chi deve stipulare una polizza di vario tipo, dall'RC auto ai danni, sì, eccetera, sì. Come broker che consiglio darebbe? Andare da un broker? Allora, prima andare da un broker, quello sarà san dire. In secondo luogo non limitarsi all'aspetto costo, cioè cercare di, non dico sviluppare quella curiosità che è difficilissimo che si sviluppi in tema di copertura assicurativa, ma di essere maggiormente consapevoli su quello che si chiede al mercato assicurativo e non basarsi esclusivamente sul prezzo come la discriminante per la scelta. Sì, perché abbiamo visto che è sotto il prezzo troppo basso, insomma, certo. Può esserci sempre qualche, esatto, chiamiamola trappola. Allora, siamo arrivati al termine di questa puntata. Io ringrazio il mio ospite Luca Franzi, presidente dell'AIBA. Ringrazio voi che ci avete seguito. Vi ricordo che il contenuto di questa puntata sarà pubblicato su uno dei prossimi numeri di New Insurance e come sempre alla prossima trasmissione.